realizzo delle città distopiche per far capire ad un pubblico o percepire quello che potrebbero essere le mie visioni di città future laddove non esiste più la natura. Diciamo che l'arte in me è sempre stata presente, sin da piccolo. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno lasciato campo libero alla creatività. Potevo disegnare in uno spazio, in un muro che mi avevano lasciato appunto per disegnare, dipingere e quant'altro. Col tempo ho capito che doveva essere forse quella la mia strada. Mi sono interrogato e ho capito che dovevo perseguire quella strada, la strada dell'arte. Già a 13 anni mi iscrissi all'Istituto d'Arte Fanoli, Cittadella, 45-50 km distante da casa mia, per andare a fare grafica pubblicitaria. Sapevo che si disegnava, non conoscevo bene il termine grafica e neanche pubblicitaria. E mi ritrovai in un ambiente che mi apparteneva. Lì, mille colori, mille stili, c'erano ragazzi rockabilly, punk, new wave, dark. E lì capii che era il mio mondo, il mondo dell'arte da intraprendere. È stata un'esperienza molto particolare perché mi ha aperto le porte nei confronti dell'arte, le porte dell'arte, le ha aperte proprio l'Istituto d'Arte di Cittadella. Finì nel 92 e andai a fare il servizio militare obbligatorio per poi alla fine iscrivermi all'Accademia di Belle Arti, laddove lì proprio fu una palestra d'arte non indifferente. Molto affascinante e conserverò il ricordo di quei periodi come in uno scrigno, un segreto, un qualcosa proprio da conservare, perché presumo che adesso come adesso non, certe sensazioni, certe pulsioni non si possono più provare. Lì ho avuto la possibilità di provare, sperimentare materiali di tutti i tipi e di confrontarmi con persone e artisti, futuri artisti, che usavano tecniche totalmente differenti dalle mie, dai videoproiezioni, alla stampa, alla fotografia applicata, tantissime altre tecniche che per me erano tutto nuovo. Dopo l'Accademia Belle Arti andai a lavorare in un fotostudio dove lì ho imparato le tecniche legate alla fotografia, allo sviluppo, alla stampa. Dopo il fotostudio entrai in un'agenzia di pubblicità, lì lavorai, presumo, se mi ricordo bene, dai 6-7 anni. Dopo mi resi conto che mi mancava qualcosa e che dovevo cambiare qualcosa. Mi stavo sfigurando fisicamente, ero ingrassato, non era il mio stile di vita e decisi di spostarmi, di rilocarmi qua a Berlino, che già conoscevo per svariati viaggi che avevo fatto precedentemente. Quando mi ritrovai qua a Berlino, il primo giorno che arrivai, non è stato molto semplice perché il vento, la neve, il freddo, però ho detto, beh, da ex alpino non mi farà mica paura un po' di neve. E ho avuto la fortuna con degli amici di superare questa lontananza dalla mia terra, diciamo. Mi hanno aiutato a trovare un alloggio e pian piano è nato il mio ingresso, diciamo. Per presentare la mia arte, per inserirmi nell'ambiente artistico di Berlino, la prima cosa fondamentale era riuscire a trovare e a possedere un atelier.
dove poter lavorare in tranquillità, in concentrazione. E fortunatamente, dopo tanti anni, nel 2016 riuscii ad ottenere l'atelier dove siamo adesso, qui in Hauschwarzenberg, in Rosenthalerstrasse, e da qui partì tutta la mia esperienza lavorativa nell'arte. Cosa realizzo? Città distopiche. Non penso sia complicato capire che mi piace analizzare quello che potrebbe essere una grande architettura. A me è sempre piaciuto la costruzione, l'edilizia, una passione che ho sempre avuto e diciamo che si possa definire un prolungamento del gioco dei Lego di quando ero piccolo, è sviluppato in un altro modo, diciamo, una visione distopica di quello che potrebbe essere un futuro, sperando di no, però un futuro collassato. Molti artisti negli anni hanno rappresentato la potenza e la grandezza della natura con dipinti, video installazioni, con scultura, architettura. Nel mio caso cerco di analizzare l'altro lato della medaglia, quello un po' più scuro, quello che potrebbe essere la perdita totale della natura in un futuro prossimo. Appunto, valutando i tassi di inquinamento globale e la mancanza appunto di rispetto nei confronti della stessa. Per questa mancanza di rispetto nei confronti della natura e questo incremento dell'inquinamento, presumo che in un domani prossimo non si potrà più respirare l'aria circostante. E appunto per questo i miei quadri sono spesso o quasi sempre inanimati. Ho iniziato a lavorare con il riciclaggio del cartone perché in questo momento storico molta gente acquista online, naturale che la conseguenza di acquisti online sono di avanzi, avanzi e avanzi di tonnellate di cartone. Lo vedo come una cosa quasi fondamentale per noi, rendersi conto che quello che per certi può essere immondizia, per altri può essere materiale riutilizzabile. Dove io ho deciso di utilizzarlo come mio materiale principale per dare dei risultati delle città distopiche, però in tridimensioni. Adesso vi faccio vedere un po' di materiale. Ad esempio, questa è un'opera di 2,10 m per 1,05 m, intitolata Omaggio a Canaletto, Marghera, il back di Venezia. È stato costruito interamente in cartone, con cartoncini, cartone di vario tipo e dipinto con colore ad acrilico, cercando di mantenere la colorazione dei quadri di Canaletto, quindi dalle terre al verde acqua e ai bruni. Utilizzo cartoni di vario tipo, adesso vi faccio vedere ad esempio diversi spessori, il più fine, il più grosso, ancora più fine come c'ho qui ad esempio, che viene utilizzato per fare punti e giunture. Costruisco elementi che poi vado a montare e precolorati o li coloro anche dopo. L'acqua è interessante perché l'acqua viene realizzata con questa carta,
sarebbero le cartine dentro le cartine per le sigarette. Ho mobilitato tutti gli amici e ogni amico mi procura pacchetti di carte per dopo avere la possibilità di realizzare l'acqua come in questo quadro o in altri che qui sono impacchettati e non posso mostrarveli. Ed è anche questo un aspetto del riciclaggio. Poi taglierini, pinze, spatole, questi sono i miei attrezzi, solitamente utilizzo attrezzi da dentista, da chirurgo, forbici, bisturi e basta, e pennello, il pennello non manca mai. Questo invece è realizzato tutto col caffè e matita, colorata, quella è labile in vice, è tutto il caffè. Adesso vi posso farvi vedere un altro esempio, il quadro realizzato interamente in cartone, quadro 5 elementi che danno l'immagine di questa città, così molto semplice, di ispirazione arte povera italiana. Sono dei quadri realizzati sempre di città fino a portarle a una testurizzazione che toglie l'immagine, l'identità della città, del composto urbano classico, per arrivare a una omologazione, veramente a una texture di linee, di strutture e di volumi. Questa mia sensibilità nei confronti del riciclaggio mi ha spinto ad accettare e a creare dei progetti workshop per i bambini. La caratteristica fondamentale di questi workshop, oltre alla sensibilizzazione nei confronti del riciclo, sta nel dare o trasmettere anche manualità a questi bambini in questa era digitale, e vedere appunto che con il cartone non è solamente immondizia, ma può originare anche altri oggetti che magari possono venire utilizzati dal supporto per un cellulare, ad esempio, arrivare ad una seduta o arrivare a un giocattolo. Se pensiamo che i bambini sono le fondamenta per una nuova società, meglio spessorarli con anche un po' di sensibilità e non solo di altro. Presumo che in un futuro prossimo le città che noi siamo abituati a riconoscere, a considerare città, subiranno una mutazione fino a spingere a diventare una maglia, un intreccio di cemento e metallo. Se l'architettura è l'involucro dell'essere umano, ossia l'essere umano costruisce attorno a sé un involucro per potersi costruire, con le realizzazioni future, con le architetture che io rappresento nei miei quadri, che involucro costruirà la società in un futuro? Che tipo di società ci sarà in un futuro per costruire questi involucri?